Si è svolta la mattinata di volontariato per la pulizia delle spiagge di Zingarello e di Misita ad Agrigento, organizzata dall'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, che afferma più di 50 volontari hanno raccolto ben 128 pneumatici, tanta plastica da riempire più di 50 sacchi e diversi quintali di rifiuti ingombranti, che attraverso i nostri fiumi inquinati sono arrivati in mare e le mareggiate invernali hanno depositato sulla spiaggia di Zingarello e Misita. Non possiamo stare a guardare e lamentarci per quanto accade. È necessario che ognuno di noi faccia qualcosa per salvare il nostro pianeta, ormai stretto nella morsa dei rifiuti. Ascoltiamo in proposito lo stesso Claudio Lombardo. Ha riscosso pertanto successo di partecipazione la mattinata di volontariato a Zingarello e Misita. Oltre 50 volontari hanno lavorato, Claudio Lombardo. Sì, grandi numeri non sono soltanto quelli dei volontari che hanno partecipato, delle associazioni che ci hanno dato l'adesione, che noi ringraziamo, ma soprattutto quello che abbiamo prodotto. Abbiamo sottratto alle spiagge e al mare ben 128 copertoni che da tempo stavano lì e che aveva vomitato il fiume Naro in piena e che sono state restituite con le mareggiate invernali. Abbiamo raccolto ben 50, più di 50 sacchi di plastiche presenti sulla spiaggia di Misita e di Zingarello, e poi un quantitativo enorme di ingombranti che già questa mattina alle 8 la ditta SEAP è venuta a ritirare, mentre di seta lo farà nel pomeriggio per quanto riguarda i sacchi. Quello che noi vogliamo lanciare come messaggio è che non possiamo stare a lamentarci H24 sui social, su Facebook. Bisogna venire in queste operazioni, in queste manifestazioni ambientaliste e di civiltà e dare ognuno il nostro contributo. Do una notizia: da ieri sera è nato un gruppo WhatsApp di tutte le associazioni che proprio per evitare che ci sia una sovrapposizione delle manifestazioni faranno una sorta di regia. Ben vengano queste cose, questo è un passo avanti per la civiltà agrigentina. Peraltro voi di Mare Amico organizzate queste manifestazioni solitamente sempre di domenica per consentire a gente consapevole, tra virgolette, di partecipare. Bravo, sì, hai fatto bene a notarlo. Noi solo di domenica, ci sono tante associazioni, tanti volontari che organizzano delle operazioni durante la settimana, tra virgolette, utilizzando le scuole. È importante la presenza dei bambini, ma noi riteniamo di fare questa operazione la domenica perché ci vuole la piena consapevolezza. Chi viene lì viene non per marinare la scuola, ma viene perché vuole fare qualcosa di bene, qualcosa di per stare bene con la propria coscienza.